La lista dei migliori mandolinisti al mondo aumenta di un'unità e l'abruzzese Francesco Mammal appare il suo ingresso tra i grandi interpreti dello strumento sul sito tedesco Mandelsland, da anni punto di riferimento dell'ambiente mandolinistico mondiale. Il direttore del sito, Michael Reichenbach, ha annunciato in questi giorni l'ingresso di Mammola nel Gotha del mandolino. Secondo la sua testimonianza, infatti, la spinta a inserire mandolinista abruzzese è giunta da sollecitazioni di tutto il mondo, in particolare dal grande pubblico, oltre che dai settori più qualificati della critica. Mandelsland si occupa dei diversi tipi di mandolino, riporta gustosi aneddoti, segue l'evoluzione dello strumento, i metodi, le orchestre, i liutai e non tralascia i lavori discografici. Inoltre raccoglie i nomi dei più grandi interpreti del repertorio classico, folk e jazz, sia di oggi che nel passato, in una sorta di Olimpo dei mandolinisti. Ci sono così i grandi nomi della storia della musica, come l'americano Bill Monroe, ma anche i grandi interpreti della scena contemporanea, come il brasiliano Hamilton de Holanda. E da oggi, insieme ai grandi maestri, figura anche il nome di Francesco Mammola.